Origine Spaghetti, prodotto dalla casa produttrice probabilmente indipendente Toposoft nel 1992. Il gioco, interamente in spagnolo perché è uscito soltanto in Spagna, si presenta con questa intro, che non ci fa capire un bel niente della trama. Cioè, guardate, c'è soltanto un cielo stellato, un terreno di un pianeta sconosciuto che sembrano le dune di un deserto, la terra in alto e un UFO che svolazza davanti l'inquadratura. E infine appare il logo del gioco. Direi che questa intro spiega perfettamente la trama dell'intero gioco. L'unica cosa che ho capito io è che la Terra viene invasa da degli alieni, che è la classica trama riciclata da più di 50 anni tra film e videogiochi. Eccoci la schermata del titolo dove possiamo vedere... Aspettate un attimo, quello dovrebbe essere Luigi? Adesso io non so se quando hanno creato questo gioco volevano riprendere lo stesso Luigi della Nintendo oppure no. In ogni caso è bruttissimo. Comunque, visto il colore dei vestiti che indossa, penso che abbiano voluto riprendere lo stesso Luigi della Nintendo, ma non ci somiglia proprio per niente. Cos'è quel grosso naso a punta? Gli è finito il guscio spinoso di uno Spiny in faccia? E poi perché è così scuro di pelle? Volevano proporre al pubblico una versione abbronzata del fratello di Mario? Sono tutte domande che però non troveranno mai una risposta, purtroppo. Se stiamo un po' in idling nel menu iniziale, inizia la sequenza dei crediti, in cui possiamo vedere il nome e cognome di ogni singola persona che ha partecipato alla creazione di questo aborto. Guardate, non sto neanche a commentare. Iniziamo a giocare, premiamo C per cominciare a giocare. Il mio spagnolo fa veramente schifo, perdon. Primo livello, Egitto. Dunque, una cosa che non vi ho ancora detto è che questo platform, seppur palesemente ispirato a Super Mario per il personaggio, non ha niente a che vedere con quest'ultimo. Vi faccio un esempio. In un qualsiasi Super Mario, saltando addosso ad un nemico, a meno che non sia un Twomp o altra roba spinosa, uccidete quest'ultimo. In questo gioco invece no, non è per niente possibile uccidere i nemici, qualora essi siano mummie, alligatori, alieni con il Nintendo Zapper o gangsta mafiosi. L'unico scopo di questo gioco è, non ci crederete mai, saltare su delle uova. Esatto, in questo gioco non si deve fare altro che saltare sulle uova. Una volta distrutte tutte le uova del livello è possibile liberare il personaggio imprigionato. Il verme multicolore è in tutti i livelli del gioco. Da quanto ho capito serve ad evitare danni da caduta da piattaforme molto alte. Però beccarlo non è molto facile. I controlli non sono un granché. Per la mia abitudine nei giochi platform di saltare con control, li trovo anche abbastanza scomodi, a dire il vero. Ci si muove a destra e a sinistra con le frecce direzionali. Premendo soltanto la freccia in su, il nostro pseudo Luigi salta nella direzione in cui è voltato. Ad esempio, se guarda a destra, salta verso destra. Se guarda a sinistra, salta verso sinistra. Premendo la freccia in giù, invece, salta dritto in alto. Stessa cosa premendo spazio, soltanto con meno forza. Per fare un rapido confronto e farvi capire meglio, i controlli potrebbero essere paragonabili a quelli di Prince of Persia, ovviamente con molte modifiche, soprattutto per il semplice fatto che in Prince of Persia non bisogna saltare su delle uova. La salute è indicata da questa barra in alto. Quando si cade da piattaforme troppo alte si subisce il danno da caduta e diminuisce. Quando siamo in stretto contatto con i nemici, la salute viene drenata, letteralmente, va diminuendo ogni secondo che siamo attaccati ad un nemico. All'inizio della partita avremo a disposizione due vite extra. Quando moriamo ne perdiamo una. Per ottenere le vite extra bisogna raccogliere queste pancakes. Sono delle pancakes queste? Queste pancakes, anche se non sono pancakes, ma non ho idea di cosa siano. Ci danno una vita extra per raggiungere un totale di 3 vite. Sono sicuro che abbiate già notato questo stemma di Superman. Raccogliendolo, Luigi si trasformerà in Super Luigi. Ok. Come Super Luigi si salta molto più in alto e non si subisce nessun tipo di danno, né da caduta, né da strofinamento con i nemici, nessun tipo di danno in assoluto. L'effetto dura qualche minuto, dopodiché Luigi inizierà a lampeggiare finché non ritorna come prima.
Il personaggio imprigionato cambia ad ogni livello e nel primo livello c'è Indiana Jones. No, non ho proprio idea di come sia finito lì Indiana Jones, né di come abbia fatto a farsi imprigionare da delle mummie. Vabbè, ad ogni modo, una volta liberato si sente la musichetta Indiana Jones. Non so se hanno ottenuto la licenza o no, ma a questo punto sinceramente non me ne frega proprio più niente. Nel secondo livello, a guardare il personaggio imprigionato, c'è un Donkey Kong dimagrito. Sinceramente non ho neanche idea di chi dovrebbe essere questo personaggio. Io penso sia Tarzan, vista l'ambientazione, ma potrei anche sbagliarmi. Nel terzo livello, ambientato in Italia, stereotipato al massimo, ci sono i gangster mafiosi, i centurioni e dei Pac-Man pizza. Ok, sì, direi proprio che è stereotipato al massimo. Confermo. Il personaggio da liberare in Italia è questo tizio barbuto con abiti tipici dell'impero romano, quindi penso sia o un personaggio politico di Roma tipo Cesare o Augusto, ovviamente rappresentato malissimo, come hanno fatto con Luigi del resto, oppure semplicemente un personaggio preso a casaccio. Il quarto livello è ambientato in questo posto qui. Non ho idea di cosa ci sia scritto. Seriamente, non si riesce a capire cosa ci sia scritto. Comunque, in questo livello ci sono dei draghi che letteralmente sputano palle di fuoco, degli spadaccini con le spade pesanti, molto simili agli stessi che si trovano in Crash Bandicoot 3, anche se per ovvie ragioni di tempo non c'entrano proprio nulla. Ci sono anche dei maghi Merlino con tanto di barba alla Gandalf. Il personaggio da liberare in questo livello è Robin Hood slash Link, con tanto di balestra. Ora, vorrei sapere una cosa. Ha le braccia completamente libere, perché non utilizza quell'arco per uccidere i nemici e liberarsi da solo? La classica storia dei videogiochi. I personaggi sono anche più armati di noi e lasciano fare tutto a noi senza neanche darci il loro equipaggiamento. Mi ricorda molto il videogioco di King Kong per PS2, dove nonostante il giocatore faccia parte di un team, i membri di questo team fanno fare tutto al giocatore e loro non fanno niente per tutto il gioco. Una cosa importante che mi sono scordato di dire prima è che Luigi e Spaghetti non ha nessuna funzione salvataggio, di conseguenza non è possibile riprendere a giocare dopo un po' di tempo, quindi bisogna giocarlo tutto dall'inizio alla fine, senza interruzioni. Da quanto ho constatato non è neanche possibile mettere in pausa il gioco, ho provato tutti i tasti possibili, premendo ESC torna direttamente al menu principale. Nonostante non ci sia una funzione di salvataggio, non ci sono neanche le password come altri giochi di quel tempo. In conclusione, questo era Luigi e Spaghetti per MS-DOS. Il gioco è ormai gratuito, si trova facilmente cercandolo su Google e o su siti Abandonware. Purtroppo, o per fortuna, non ho potuto registrare i livelli successivi al quarto, ma del resto i livelli sono praticamente tutti uguali. Vai in giro, schiacci le uova, liberi il personaggio, prossimo livello. Cambia soltanto l'ambientazione e gli sprite. Termino la recensione qui perché credo di aver detto veramente tutto su questo gioco del 92 e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti!